Clamoroso al degli Ulivi, con due gol in pieno recupero, il Trapani ribalta la Fidelisandria e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. La doppietta di Convitto tra il 93esimo e il 95esimo vanifica il vantaggio di casa con Donida. Protesta la Fidelis per un presunto controllo con il braccio di Convitto sul 2-1 ospite. Le formazioni, scelte obbligate in difesa in casa Fidelis per Giuseppe Scaringella, vice dell'esonerato di Candia. Complici i forfè di Telere Giambuzzi, squalificati, e dell'infortunato Silvestri, c'è Ferrara con Donida. Andria con il 4-4-2, novità sul piano tattico, Russo e Venanzio esterni alti, a Strambelli il compito di affiancare Michele Scaringella. Turnover Trapani, panchina per Sabatino e Convitto, a guidare il 4-3-3 ci sono Kragl, Samache e Balla. Si gioca davanti a 650 spettatori, tra questi Ciro Danucci, pronto a sedersi sulla panchina della Fidelis. Tre giri di lancette, la prima chance del Trapani, Crimi sorprende la difesa della Fidelis in aria e conclude, Baglietti respinge. Poi sul prosieguo dell'azione Kragl calcia alto, spreca poi Scaringella che al 13esimo non approfitta di un errore di Cristini, servendo controtempo Strambelli anziché puntare la porta avversaria. Reazione Trapani a quadro, testa e riflessi di Baglietti dei 25 metri, il portiere della Fidelis c'è. Stesso film un minuto dopo, quando Gelli colpisce di testa in piena area, c'è ancora Baglietti. La Fidelis passa al 17esimo, calcio di punizione conquistato da Russo, ammonito nell'occasione a quadro. Nella battuta si incarica Strambelli, Antonini con i guantoni spedisce sulla traversa, ma sulla respinta Donida è il più lesto di tutti per l'1-0. La reazione ospite nel mancino di Kragl, che raccoglie l'invito di Balla e dai 25 metri fa partire un sinistro forte. Baglietti battuto, pallone alto di poco sulla traversa. Balla la difesa ospite quando i quattro della Fidelis davanti combinano. Russo invita Venanzio che controlla e calcia di prima a rete. Antonini ci mette i pugni sul prosieguo dell'azione. C'è una deviazione in corner sul destro di Russo. Pendono a sinistra gli attacchi del Trapani da una combinazione Balla-Morleo. Il pallone arriva a centro area dove Feola è determinante in spaccata. Nel finale di frazione il Trapani prova a mettere le tende nella metà campo della Fidelis ma senza far male. Su questo impatto aereo Samache Ferrara si chiude il primo tempo. Si riparte senza novità e con il Trapani in avanti. Dopo questo tentativo di lob da metà campo di Strambelli, parato da Antonini, gli ospiti iniziano a premere nei 30 metri finali. Samache prende alle spalle la difesa della Fidelis, ma davanti a Baglietti non trova il tempo giusto per concludere. Poi tocca a Kragl provarci dal limite, una deviazione costringe il portiere della Fidelis a una parata non semplice. Scaringella e Torrisi pescano dalle panchine, Cecere e Cancelli per la Fidelis, Convitto e Bollino a disegnare il 4-2-3-1 per il Trapani. Scalda i cuori dei 650 del degli Ulivi, Strambelli al 69esimo, toccano Lucche d'esterno sinistro per Riefolo, la difesa chiude in corner, resta la bellezza del gesto. Dalla bandierina lo stesso numero 10 cerca il gol olimpico, ma Antonini è attento, cerca il centro dei 22 metri invece Scaringella, destro parato da Antonini. Nervosismo poco dopo la mezz'ora su un impatto tra Cristini e l'entrato Varsi, mischia risolta dall'arbitro Saffioti di Como, senza cartellini. Ben più severo l'impatto successivo che costringe Varsi a una medicazione allo zigomo. Sale in cattedra Baglietti al minuto 84, Kragl entra in aria e prova a sorprenderlo di punta e il portiere della Fidelis risponde in stile hockeyistico. Preludio al pareggio che matura nel terzo dei 6 minuti di recupero, Bollino pesca Convitto che sorprende la difesa andriese e con l'aiuto del palo batte Baglietti grazie a un destro preciso. Apripista verso i rigori? No, perché al 95esimo il Trapani concretizza il sorpasso, Balla crossa con il destro, Riefolo è sorpreso da Convitto che stoppa e di controbalzo batte Baglietti, 2-1 ospite nell'incredulità del degli Ulivi. Protestano però i padroni di casa per il controllo di Convitto, il replay non chiarisce i dubbi. C'è la festa poi del Trapani che giocherà in semifinale tra il 28 febbraio e il 13 marzo contro la vincente di Ardea Imolese. Per la Fidelis testa al campionato con ripresa dei giochi domenica 18 febbraio sul campo della capolista Altamura, partita che verrà trasmessa in diretta su Telesveva.